Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Red 2. Oggi siamo qui. Ma perché inizio sempre il video dicendo oggi siamo qui? Cioè, dove volete che sia? Al bar a giocare, con il casino dei vecchi che giocano ai slot. Come si fa a passare qua? Oh, lo so che c'è un passaggio segreto, mostratemelo, infami. Eccolo qua. No, però sto coso ogni volta poi devo farlo. Che sbatti, cos'è che mi dice questo? Parla. Cos'è? Perché c'è il fuoco lì dietro? Perché non parla? Perché ti hanno dato la facoltà di parlare e tu non parli? Sto livello sarà impossibile, cioè ci ho messo già 10 minuti a fare solo sto pezzo qui. E vabbè, ma mi ha tolto il coso, ma prima l'avevo preso. No, no, no. Ma scusate, qual è il senso di questa cosa? Non ho capito. Qual è il senso? Se poi torno qua e devo rifar tutto. Vabbè. Comunque, la curiosità di oggi è: ci sono più mosse in una partita degli scacchi o più atomi nell'universo? Leopollo, casco. Sì, ma fra impossibile sto pezzo. Ok, iniziamo il livello vero e proprio, che quella parte là mi sembra solo un fake per morire in pratica. Ok, lì c'è la porta. Ah, posso salire da qua? È più comodo forse. Ebbene, ragazzi, ci sono più mosse. Perché sono saltato? Ci sono più mosse in una partita di scacchi rispetto agli atomi dell'universo. Infatti, c'è un certo Shannon, mi pare, che ha calcolato il numero di mosse in una partita di scacchi. E questo numero, Leopoldo, ammonta a tipo 10 alla 231, una roba del genere, se non ricordo precisamente. Mentre gli atomi nell'universo si stima che siano circa 2 alla 80. Non so come io abbia fatto, sono un pro, ragazzi. Ah, ma ho finito il livello. No! Sono un pro, ragazzi. Il fatto è appunto è stato questo matematico di nome Shannon che attorno al 2001 tipo ha fatto sto calcolo e ha scoperto sta cosa totalmente inutile. No, cioè comunque è strano perché dici a scacchiera cioè, c'hai boh cos'è 16 pezzi? No, 32 pezzi. C'hai un tot di caselle e dici boh cioè, c'è un numero di dai Leopoldo! Di combinazioni possibili, ma non saranno mai quanti gli atomi dell'universo. E invece, ragazzi, ci sono più mosse di scacchi che atomi dell'universo. Se non l'aveste capito. E il fatto è che c'è un gioco chiamato Go. Vabbè, adesso va di moda perché l'intelligenza artificiale di Google ha battuto il campione di Go. Questo gioco Go ha molte più combinazioni che sono tipo, si stima 2 elevato alla 700 qualcosa. Bene. Quindi quando giocate a scacchi ricordatevi che potete fare più e non sapete che mossa fare, ricordatevi che ci sono più mosse possibili rispetto agli atomi dell'universo. Cioè, non singole mosse, però avete capito, più combinazioni. Ciao ragazzi!